Benvenuta Francesca, tutto chiaro? Benvenuta a te. Allora, beh, oggi sei fortunata, perché parliamo di due prodotti ottimi che hanno un sacco di proprietà benefiche, lo abbiamo visto prima, e che possono essere utilizzati in vari modi, in cucina, dal dolce al salato. Sì. Da dove iniziamo? Allora, iniziamo da una bella tagliatella. Abbiamo fatto un impasto che io ho già pronto, però ti faccio vedere, guarda, si prende la farina. Una tagliatella al Una tagliatella mirtillo. Con il succo di mirtillo, quindi non si mette uovo. Non si mette uovo, ma sono buonissime con l'uovo, perché ma non lo mettiamo perché l'uovo renderebbe un po' più duro, forse anche un po' più pesante. Quindi anche più leggera, più digeribile. Certo, però perde anche di colore aggiungendo l'uovo. Quindi noi, intanto guarda, qui ho messo dei mirtilli già con un po' di cipolla. Io mi lavo le mani un attimo mentre tu ci racconti questa ricetta. Sì. Senti, ma quindi allora, ovviamente adesso questa pasta prende il colore prende viola, il colore del mirtillo, vedi, basta semplicemente diventa lilla, semplicemente aggiungere succo di mirtillo che farà le veci dell'uovo, terrà insieme l'impasto. Guarda, questa intanto alcuni dei mirtilli quindi si stanno, quindi hai fatto un soffrittino a base di cipolla. Tu usi cipolla o scalogno? Cipolla. Allora, lo scalogno va benissimo. Uso anche quello che ho in casa, perché insomma siamo sempre giusto a parlare di riciclo. Di risparmio e di economia domestica. In questo caso ogni tanto aggiungo i mirtilli, che se si rompono va tutto bene, anzi gli do un aiutino. Beh, questi sono particolarmente buoni, lo vedi dalla consistenza, sono belli duri. Questi no? sono mirtilli coltivati, ma sono coltivati in maniera perfetta. Ottimo. Quindi questo allora, è il sughetto. Questo è l'impasto. Guarda, si fa così, ma alla fine diventa questo. Diventa questa. Qui c'ho la pasta già stesa, sì, ho stesa un po' col mattarello. Col mattarello, ovviamente. E ne faccio dei mal tagliati. Ne faccio una cosa che butteremo là, che abbiamo già la pasta che bolle, senza grossi, senza grossa precisione. Guarda, ne facciamo una porzione. Vengono un po' bruttini, ma non ci danno. Solitamente questa ricetta tu la consigli d'inverno, d'estate? Allora, io consiglio le cose stagionali, quindi se uno ha il mirtillo fresco, che è adesso, quindi il momento, grazie. Aspetta che sennò si brucia tutto. Brava, brava, fai qualcosa. Beh. Ne faccio una porzione e la butto. C'è un profumino meraviglioso. Ti giro dietro, okay. Guarda qua, ecco la mia. Ovviamente come ogni pasta fresca andrà bollita non pochi pochissimo, minuti. Pochissimo, guarda, la apriamo. Tu preferisci la pasta cotta o la pasta al dente? Perché ci sono due filosofie. Ci no? sono due filosofie. Beh, dipende se devi fare dei piatti che poi dovrai trattare al forno, allora conviene cuocerla così. Bene. Se no, sono per la pasta al Però dente. Però dicono che sia più digeribile la pasta molto al dente. Dicono che sia più digeribile. Hai aggiunto un po' di succo di mirtillo, giusto? Ho aggiunto un po' di succo per velocizzare Eventualmente le cose. Possiamo mettere anche dell'acqua di cottura? Possiamo aggiungere l'acqua di cottura, ma dato che l'avevo ho usato quello. Ti faccio vedere che qui da una parte, questo era lo sposto se non sì? mi brucia perché è già a destinazione, okay. Qui da una parte ho una salsa al formaggio, praticamente è formaggio e l'acqua di cottura. A questo aggiungo del formaggio utilizzato. Questo qui è un avevo grattugiato del pecorino, perché poi andrò a terminare con del pecorino. Bene. Aggiungo un po' di curry. Proprio. Fantastico. Questo curry oppure possiamo anche usare, non so, zafferano, visto che è giallo come zafferano con i pistilli, va benissimo, va bene la curcuma. Questo dà un sapore un pochino più esotico alla nostra salsa, vedi che ha tirato, quindi ci possiamo aggiungere sì adesso un cucchiaio d'acqua. Ok. Là. Ups. Nel frattempo le nostre Nel frattempo le tagliatelle sono quasi a destinazione, esatto. Quindi io metto subito questa salsa nel mio piatto. Sì. Questo quindi è decorativa da una parte. No, però serve anche un po' a mantecare, no? A arrivare ad avere e dare il sapore del formaggio, il sapore del formaggio nel nostro piatto. Senza grossi problemi la mettiamo centrale. Ottimo. Come adesso al solito l'impiattamento è importante, poi dopo aspetta, tutti questi cooking show qua lo abbiamo imparato. Adesso tiro via le mie. È qui che prenderò l'acqua di cottura. Ok, quindi non dobbiamo scolarla, lo facciamo direttamente, soltanto lo mettiamo un pochino, in padella, così rimangono un morbide. Saltate così. Questo si è spento, ma noi gli ridiamo vita. Bellissimo questo piatto viola. Viene viola, è il colore bellissimo, è per quello che ho scelto la curcuma e una cosa gialla, comunque sono sapori forti che vanno benissimo.
per dare anche un contrasto visivo, sì, se vogliamo. Li saltiamo, salta poco, ci aiutiamo col mestolo. Bene. Guarda che colore. Super. Alcuni, questo si può spengere, guarda così. Quindi un po' un dolce e un po' salato hai messo. Il mirtillo dà una certa acidità, per quello col pecorino poi sta bene, perché si bilancia l'acidità del mirtillo. Senti, ma tu, proprio perché è un po' acidulo, aggiungi mai dello zucchero? Io ogni tanto lo faccio anche nel sugo di pomodoro. Non piace tanto, perché... tutto al più aggiungo miele, sai che io sono apicoltrice, quindi tutto al più io mi do al miele. Metti un po' di miele, ok. Vado e lo impiatto. Beh, avevo ottimo. Già aggiunto un po' di timo anche nella salsa. Visto che non abbiamo altre due ricette, vado. Io... assaggio, sì. Che ne dici? Sì, così, perfetto. Insomma, sento un po', faccio da cavia e purtroppo succede metto anche a me. Metto il rametto di timo che ci vuole, guarda. Ok, manca però una forchetta. Vabbè, dai, non se ti preoccupare. Adesso la sciacquo un attimino. Dunque, seconda ricetta. La che seconda cosa ricetta ci proponi? La seconda ricetta, abbiamo fatto un pollo croccante. Quindi dal primo passiamo al secondo, mi sembra giusto, oggi facciamo un menù completo. E ci abbiamo, mettiamo subito una padella a scaldare, la metto qua su. Questo ovviamente devo assaggiare anche con la salsa, giusto? Una salsa, sì, un mirtillo. Sì, la salsa. Questo non vuol partire. Però, molto delicato, devo dire molto delicato. Senti il contrasto con il formaggio. Buonissimo. E si sente l'acidità del mirtillo. Adesso, questi sono i miei petti di pollo che ho messo nell'uovo sbattuto. Ci vuole la granella. Buono. E ne mettiamo uno in padella, ma poi me ne sono preparata già uno, te lo faccio vedere. Questo lo mettiamo. Come mai la granella? La granella di nocciole, anche quella da dolcezza. Ok. Perché poi avremo anche col mirtillo l'acidità. Qui vedi, ho messo i frutti rossi. Una rivisitazione della cotolettina? Ho messo, sì, una rivisitazione della cotoletta fatta con una granella di nocciole. Ne abbiamo tante in Italia, tutte di qualità superiore. Poi l'abbiamo già visto quante proprietà hanno la frutta secca. Qui ho scelto delle verdure rosse, solo rosse. Il ribesin si va a... Beh, anche perché dobbiamo ricordarlo che oggi mettiamo in sfida da una parte il ribes e dall'altra i mirtilli. Quindi un primo piatto a base di mirtilli e il secondo piatto a base di ribes. Qui, guarda, ci siamo già. La ricetta è pronta, mi sono anticipata. Nel frattempo io chiamo anche i nostri esperti di oggi, il maestro giardiniere Carlo Pagani, il medico dietologo Daniela Limonta. Voglio sapere, ora dopo avrete la possibilità, come ho fatto io, di assaggiare, ma voglio sapere che cosa ne pensa a livello nutrizionale di questi piatti. Perfetto. Abbiamo un mix equilibrato con le verdure, quindi la fibra, gli antiossidanti e le proteine della carne. Ah, Mary, eccoti, anche tu. Beh, quando si parla di tavola, Mary non può mancare, ovviamente. Prenditi una forchettina. Adesso iniziamo il countdown, anzi, aiutami a fare questa sfida per te, l'ultima sfida tra ribes e mirtilli. Allora, 5, 4, 3, 2, 1, sulle palette! Vabbè, direi che chi ha vinto? Mirtilli in rosso ha vinto! Mi dispiace, Mary, tu no, questa tanto... cosa mi dispiace, dovrò consolarmi e mangiare qualcosina adesso. Vabbè, dai, soliti delle tue vacanze, noi ci vediamo domani sempre, 10:30!